Ma ciao a tutti, finalmente dopo un po' di inattività torno anche qua a rompervi come si deve con un'altra bellissima top, credo, giudicherete voi. Oggi parleremo dei simulatori, quella strana categoria di giochi dove fate cose che potete fare nel mondo reale per la maggior parte, o impersonate cose, animali, cibo a volte. Non si sa per quale motivo ai gamer piace riprodurre la vita reale in un videogioco. Comunque tra un attimino parleremo dei simulatori più folli in circolazione e se siete già passati dal canale Telegram ufficiale per ricevere migliaia di sconti ogni volta, partiamo! Soda Simulator. In questo incredibile fantasmagorico gioco dovrete fare cose incredibili e fantasmagoriche? No, non è assolutamente vero. È l'apoteosi della noia, è il fulcro dell'inutilità umana, è qualcosa che nessuno dovrebbe mai provare. In Soda Simulator dovrete bere una bibita, in vari scenari e vari livelli che sembrano usciti da un gioco per PS1. Sicuramente il budget del creatore è stato pari alla sua paghetta settimanale. Aspirapolvere Robot Simulator. È incredibile come moltissimi simulatori ci mettano nei panni di alcuni robot che uccidono e devastano l'umanità, ma non nei panni di quelli che aiutano l'umanità. Ma fortunatamente ci ha pensato questo simulatore di aspirapolvere a risolvere la situazione. Beh, devo anche dirvi cosa dovete fare? Non credo proprio, quindi andate a scaricarlo se volete morire di noia, in una giornata in cui magari non state facendo niente e volete solo peggiorare quel niente. Addirittura c'è una campagna, credo, e forse potrete sbattere contro gli ostacoli e rimanerci incastrati come un vero aspirapolvere robot da due soldi. Oil Platform Simulator. Abbiamo tantissimi generi gestionali e simulatori che mostrano come aprire, che ne so, uno zoo o una città addirittura. Alcuni sono belli, altri invece sono così brutti che gli autori su Amazon non lasciano nemmeno il loro nome nella pagina della vendita. E forse fanno bene. Guardate per esempio questo simulatore, in cui dovrete gestire una piattaforma petrolifera. Dovrete costruirla e anche far andare le navi in mare. Il tutto in un menu così brutto da farvi perdere un paio di diottrie solo durante lo start iniziale. E le navi che vanno in mare poi non ne parliamo. Sono rettangolari, colorati, non sono navi. Anzi, di colorato hanno poco. Tutto il gioco sembra avere delle scatole come poligoni di riferimento. Tagliaerba Simulator. Avete sentito bene, signore e signore, abbiamo adesso un simulatore capo di tutti i simulatori più strani, e forse noioso, dipende dalla vostra passione per i tagliaerba. Advanced Lawn Mower Simulator è un gioco di simulazione del 1988, per ZX Spectrum. Il giocatore ha il compito di falciare i prati in cambio di ricompense. In realtà la storia è molto interessante. All'inizio doveva essere un pesce d'aprile, non intendo la storia del gioco, né? Una rivista chiamata Your Sinclair si occupava dello ZX Spectrum ai tempi. Aveva pubblicato un articolo su questo gioco, solo come uno scherzo, dicendo che c'erano pure dei seguiti. Questo scherzo era stato accolto così bene che qualcuno lo aveva creato sul serio questo gioco. E tutte le riviste ne parlavano, era quasi la nascita dei simulatori, possiamo dire. Ce n'erano altri ma poco conosciuti. Forse è il vero motivo anche per cui abbiamo Goat Simulator. Home Improvisation. Ormai montare un mobile è diventata una sfida. No, non nel senso che sia difficile. Con internet chiunque può trovare le istruzioni per qualunque cosa. Una sfida nel senso che a volte si calcola pure quanto tempo ci si impiega, perché è quasi divertente. Quindi giustamente qualcuno ha pensato di creare un simulatore apposta. Ecco a voi Home Improvisation in VR. Dovrete montare semplicemente dei mobili, creando così il vostro salotto dei sogni, ma senza istruzioni. E alcuni diranno, i veri uomini non usano le istruzioni. E io vi dirò che non sempre è facile senza quelle. Insomma, se siete appassionati montatori di arredi, beh, il gioco fa per voi. Se invece avete di meglio da giocare, per favore giocateci. Toilet Tycoon. I gestionali con il nome Tycoon sopra sono molto famosi e hanno una storia profonda dietro ogni gioco che viene creato con l'intento di trasmettere al giocatore il potere da imprenditore. Come Roller Coaster Tycoon, per esempio, che appassionava i giocatori come pochi gestionali al mondo. Ma Toilet Tycoon no. È sempre un gestionale, ma non è ciò che ci si aspetta. Dovrete creare il vostro impero di water, installare dei veri e propri water in giro e superare altri imprenditori, controllati dal computer che costruiscono anche loro dei water. Potrete perfino mandare dei sicari a spaccare i bagni degli altri per riuscire a dominare il mercato. Ma non è una cosa certa. Alla fine però non vale la pena nemmeno provarlo, è davvero penoso. Sinking Simulator. La maggior parte dei simulatori nascono con l'intento di creare qualcosa di nuovo, o almeno ci provano, dai.
Sinking Simulator sembra sia stato invece creato per vedere le cose affondare. Basta, tutto qua. Esatto. Potrete decidere come far affondare qualunque cosa. Oltre agli oggetti già presenti nel gioco, anche se non sono sicurissimo visto che non l'ho provato, so che è possibile pure importare dei file PNG. E, beh, far affondare altre cose. Magari odiate moltissimo una cosa in particolare e vorreste liberarvene e non potete? Eccovi, Sinking Simulator. Dinner Simulator. La storia alla base di Dinner Simulator è semplice, fin troppo. Il personaggio che controllate si chiama Julian Luxembourg, che ha preparato una bellissima cena per una ragazza a casa sua. Sfortunatamente lei fa tardi, e quindi il gioco vi metterà davanti a questo tavolo dove, potrete muovere le cose, mangiare il pane, bere il vino, fumare una sigaretta o battere le mani in modo ansioso sul tavolo per via dell'impazienza, o girare per l'inutile stanza. Tutto ciò non avrà il minimo impatto su ciò che succederà alla fine del gioco, cioè il nulla totale. Per 25 minuti farete un bel niente. PC Building Simulator. Costruire il proprio PC di questi tempi diventa sempre più costoso, anche grazie al mining dei Bitcoin. Ma per fortuna ecco a noi PC Building Simulator, perché spendere 2000 euro per un computer quando possiamo montarlo gratis? E imparare allo stesso tempo cosa va montato e come e dove? Magari tutto questo non è proprio inutile, perché per alcuni comprare componenti non è una passeggiata. Però ecco, questo gioco sembra tanto una cosa alla Inception e può risultare fin troppo noioso e cringe. Heartbreak Simulator. Di solito vengono creati molti simulatori in cui il giocatore deve cercare di conquistare una ragazza o un ragazzo e concludere tutto in diverse situazioni e diversi livelli al fine di avere quel personaggio, oppure conquistare tanti personaggi, ma il fulcro è sempre quello. Non so però chi ha deciso di cambiare le carte in tavola e creare un gioco in cui il compito del giocatore è quello di spezzare il cuore a tutti in 40 minuti di gioco, in vari minigiochi o con dialoghi strani e a volte senza senso. Quindi qual è il senso di tutto ciò? Rendere più cattive le persone? Con questo concludiamo. Mai giocato a uno di questi simulatori? Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.